invece della lista. Grazie. Grazie Tilio, scusate, buonasera a tutti. Volevo dire tre cose che forse c'entrano un po' con tutto questo contesto. La prima è ricordare a tutti che oggi è la giornata internazionale del rifugiato. Credo che sia qualcosa che dobbiamo oggi ricordare. Mi dispiace non essere impegnato qui, sono felice per altro motivo per essere qua insieme a degli amici e per essere anche a Ossia soprattutto, però mi dispiace non aver preso parte a questo ricordo e spero che un domani i rifugiati possano trovare un egoismo diverso o forse trovare un altruismo che ancora nel nostro paese è duro ad attecchire, soprattutto per chi fugge dalla fame, dalla violenza, dalle guerre, dalla disperazione. Detto questo, poi volevo spendere una parola per la nostra ospite, per Valeria Di Martino. Voglio ringraziarla veramente, mi dispiace aver voluto farlo. Avrei voluto farle un regalo che non sono riuscito. Che non sono riuscito. Valentino ovviamente. Io avrei voluto farle un regalo che non sono riuscito a fare. Avrei voluto farle trovare un canapo qua davanti. Purtroppo non sono riuscito, era un regalo che volevo fare a lei, ma che volevo fare a tutti i cittadini romani, per fare in modo che non ci fosse soluzione di continuità tra terra e mare, che oggi invece purtroppo continua a esistere. Vi posso assicurare che se non fossero andate le cose come sono andate, probabilmente oggi al posto di questo muro rosso, di questa ringhiera, almeno una tolto l'edera, avreste visto direttamente un canapo e l'accesso e la possibilità di accedere al mare semplicemente andando lì. La terza cosa che voglio dire è, voglio parlare di Lirio. Lirio è un mio amico fraterno, non ci lega soltanto il fatto, Lirio l'ho visto crescere, l'ho visto nascere, anzi ci siamo visti nascere a vicenda, quando io ero giovanissimo sostituto procuratore della Repubblica e lui era un ragazzetto, un ragazzino che girava per, faceva il lavoro sporco, il cane da caccia, ed era un grande cacciatore di notizie e si capiva che c'era grande stoffa, grande talento in questo ragazzo, che all'epoca lavorava per il giornale Sicilia, poi passò all'Anza e riusciva veramente, certe volte mi faceva arrabbiare molto perché aveva notizie e io non capivo come cavolo faceva questo da averle. Certo era un pochino più gentile rispetto a quell'altro individuo che siede alla sua destra, perché quello ti umiliava pure, perché Attilio veniva nella mia stanza, mi faceva delle domande, io giuravo su mia figlia che quella cosa non era vera e lui aveva il documento in tasca e poi me lo sbatteva sulla scrivania e spariva. Questo fece per esempio quando il giorno dell'arresto di Bagarella, quando io continuavo a negare che la signora Marchese si fosse suicidata e lui aveva la copia della lettera, non sapevo, non ho mai capito come facesse ad averla. Amicizia. Detto questo, devo confessarvi che mi fa sempre una certa emozione tornare a Ostia. Adesso, mentre abbiamo cominciato, c'è qua accanto un libro che ho scritto io qualche tempo fa, ho voluto rileggermi proprio all'ultimo pezzetto che dedica a Ostia, quando dico che Ostia è proprio quel posto che ho cominciato ad amare mentre provavo inutilmente a cambiarla, che in fondo mi sarebbe mancata. E avevo ragione, ero stato un buon profeta, perché oggi ho trovato una grande emozione, soprattutto anche ringrazio Nicola Lesini per la sua musica meravigliosa e struggente che mi ha proprio dato anche, ha amplificato oltre misura questa emozione che mi ha dato. Ciò premesso, andiamo alla fine del libro. Alla fine del libro vi posso dire una cosa, non parlo da magistrato, parlo da cittadino. A me non me ne frega niente come finisce questo processo. Non mi importa. Non mi importa che se il Tribunale di Roma riconoscerà il fatto di tratta di un'associazione mafiosa, di tratta di un'associazione mafiosa, se li condannerà per corruzione, perché non mi interessa. Quello che mi interessa è quello che è emerso da questa indagine. Quello che è emerso è che nessuno potrà cancellare il fatto che l'amministrazione romana fosse piegata sotto tutti i profili, l'amministrazione, l'imprenditoria, a determinati signori, che si lavorasse non per fare l'interesse pubblico ma per fare l'interesse privato, che tutto quello, parlo ovviamente dalla mia esperienza amministratore, che tutto quello che doveva essere invece l'obiettivo principale fosse stato messo dopo, dietro questi interessi. Ecco, a me questo interessa. Ormai come finisce? Che la Cassazione riconosca che è associazione mafiosa,
tutto sommato Attilio va raccontato gli albori di Cosa Nostra, ma la prima sentenza che dice che esiste Cosa Nostra, che Cosa Nostra è un'organizzazione mafiosa, lo sapete qual è? Quella del maxi processo, passato in giudicato il 30 di gennaio del 92. Fino a quel momento giuridicamente la mafia non esisteva, Cosa Nostra non era un'organizzazione mafiosa. Io ero siciliano, sotto casa mia hanno ammazzato il capomafia, c'ero fuori del mio paese, c'ero fuori dei proiettili a casa mia. Io a Ostia ci sono stato, mi potranno dire che i fasciani, gli spari, i triassi non sono mafiosi, benissimo. Vi assicuro purtroppo che io la mafia a Ostia l'ho respirata, l'ho percepita. Ostia non è una città mafiosa, attenzione, come non è una città mafiosa Roma, ma non possiamo negare che le mafie esistono. Perché negarle, noi abbiamo fatto un pessimo servizio. Cioè se noi neghiamo, ci poderiamo gli occhi di prosciutto e neghiamo il quando c'ho la persona che mi dice sottovoce guarda sono venuto a chiedermi il mio sudore, oppure vedo che la spiaggia che doveva essere delle suore viene gestita abusivamente da anni da un tal Vito Triassi che io avevo indagato, da cui ero partito nel lontano 1997 quando era a Palermo per arrestare in Spagna Pasquale Contrera. Sì, Vito Triassi non sarà mafioso, non mi interessa, ma io so per certo che dalle mie indagini che Pasquale Contrera fu in Girola, l'ho arrestato seguendo proprio una pista perché era partita da lui, dal suo telefono cellulare. Io avevo trovato il più grande narcotrafficante della storia di Cosa Nostra, nella Cosa Nostra l'avevo trovato a Fuengirola in Spagna. Ma indagando, partendo da un telefono cellulare dei fratelli Triassi, che era andato a Parma a recuperare all'uscita dal carcere, a portarla a Ostia, e avevo seguito tutto questo fino a che mi aveva condotto in Spagna era stato Contrera. Quindi qualcosina ci sarà. Poi magari Vito Triassi non è mafioso, per carità, per la giustizia è giusto anche che sia così, perché il processo ha le sue regole. Però è anche vero che a me nessuno mi potrà convincere che Vito Triassi non fosse colui che aveva favorito la latitanza di Pasquale Contrera. Quando io vedo che i narcotrafficanti gestiscono spiagge sul lungomare, quando io vedo praticamente che tutta la stragrande maggioranza delle concessioni nascono da falsi storici, c'erano messaggi che sono diventati stabilimenti, quando vedo che sotto certi profili che certe planimetrie sono totalmente inconsistenti e non rispondono alla realtà, quando vedo che ci sono violazioni di norme edilizie da anni e nessuno le percepisce, sì, forse non sarà mafia, forse non sarà tutto questo, però qualcosina significa che quando vedo che il capo del comune, della macchina amministrativa comunale ha i passi per entrare nella ZTL di Carmine Fasciani, quando vedo che Don Armando Spada viene accolto con un principe ereditario quando arriva nel comune, ecco, forse qualcosa significa. Non sarà sufficiente i fini giuridici, per carità, ma la cittadina è il problema. Ma il problema non posso non porvelo, anche da siciliano che ha conosciuto questa mafia, la mafia, e che in qualche modo l'ha combattuta e contrastata. Ora, a Roma la mafia non c'è, probabilmente è così, probabilmente la mafia ancora a Roma non c'è, non ci sono le condizioni, non ci sono ancora la. In tempi giusti per affermarlo. Papicchio e Sor Canera sono morti di raffreddore, per carità, può essere anche quello. Non esiste il traffico di stupefacenti. Quello che emerge dal libro di Lirio però è uno scenario decisamente inquietante, e devo dirvi da magistrato sono rimasto molto colpito da alcune vicende giudiziarie che ho letto e che non posso ovviamente commentare. Vi racconto però un episodio di cui io sono stato diretto protagonista, proprio per quello che è il nostro rapporto con Lirio, siamo amici, però il nostro lavoro l'abbiamo sempre tenuto separato, io non gli ho mai dato una notizia a lui, mai. Perché il. Sì, però tu cornuto lo capivi quando io avevo, perché. Allora, quando io avevo l'intervento. Per mettermi che a pochi ubriacava. No, vabbè, c'era un motivo di carattere scaramantico. Perché andavamo, io prima quando sapevo che dovevamo fare il blitz per l'arresto di un latitante, avevo una questione scaramantica, andavo a mangiare in un ristorante del suo paese di Castelbuono. Ormai si sapeva la cosa, quando io me ne andavo a Castelbuono c'erano i ragazzi alla scorta che capivano subito, gli dico dobbiamo andare a Castelbuono, domani c'è, dobbiamo andare lì. E puntualmente si presentava lui ovviamente, perché era proprio. E quindi. E lì lui capiva, io mi avevo telefonato con la squadra mobile, i carabinieri, perché dovevamo fare gli ultimi dettagli. E intuiva, però non gli ho mai detto. Vabbè, ma lo sapevo se comunque avevi le tre fonti, dai, lasciamo perdere. Dico, quando io
nel 99 lascio la procura di Palermo e vengo a Roma, vado a lavorare al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in realtà vado prima alla Commissione Parlamentare Antimafia con il magistrato di collegamento. Vengo convocato alla fine del 99 dal Presidente del Tribunale di Roma, perché dal DAP, io ero il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, voleva un aiuto. Qual era l'aiuto che mi chiedeva il Presidente Scotti? Toglierti di mezzo i carabinieri da Piazza dei Colossi. Praticamente io adesso sto rileggendo nel furto al capò, come leggerete nel libro di Delirio, sono coinvolti tre carabinieri di cui due prestavano proprio servizio a Piazzale Clodio, un altro aveva prestato per scorte. E io in quel momento non capii la gravità della situazione, perché mi venne posta questa problematica come una problematica di carattere diplomatico. Cioè il presidente mi dice: guarda, io non riesco più a reggere alle pressioni di alcuni colleghi che vengono tutti i giorni qua dicendo che non vogliono vedere un carabiniere in questo palazzo di giustizia, perché sono stati coinvolti nel furto. Alla fine del 99 cominciano le indagini, prendono il furto del 17 luglio del 99, alla fine cominciano, e quindi sono io che poi a quel punto gli tocco le calestate dal fuoco dicendo: vabbè, se noi stiamo facendo una sperimentazione per coinvolgere la polizia penitenziaria nella vigilanza dei palazzi di giustizia, per fare la polizia della giustizia, facciamo questa sperimentazione su Roma, quindi togliamo polizia e carabinieri, perché anche sulla polizia c'era qualche piccola perplessità in relazione al fatto che i controlli che dovevano fare non erano stati fatti, e mettiamo la polizia penitenziaria. Devo dire che questa insistenza da parte di certi colleghi magistrati, non so chi fossero, che avevano proprio messo con le spalle al muro il Presidente del Tribunale, ora probabilmente ho cominciato a leggerla in una ottica leggermente diversa, perché è chiaro che questo furto, l'ipotesi del libro è un'ipotesi per carità non giudiziariamente accertata, ma che comunque ha il suo fondamento, nel senso che quel furto al capo non avesse come obiettivo solo i gioielli o i preziosi che erano custoditi in quelle cassette di sicurezza, anche perché qualcuno di questi alcuni furono praticamente abbandonati, ma che la scelta, la lista delle cassette da andare a scassinare fosse stata consegnata a qualcuno da qualcun altro. Chi sono questi qualcuno? Lirio è capace, perché lui è uno dei purtroppo pochi giornalisti d'inchiesta che è rimasto in questo paese, e ha fatto giornalismo d'inchiesta con questo libro, quindi lascia delle ipotesi aperte con cui poi il lettore si potrà confrontare, potrà farsi le sue opinioni. Però questa lista è stata consegnata a qualcuno, e in questa lista probabilmente c'erano delle cassette mirate, quelle che tenevano i documenti più utili. E del resto il messaggio mafioso, per tornare ai giorni di oggi, che Massimo Carminati lancia dal processo dalle aule di Mafia Capitale, quando parla, confessa per la prima volta il furto al capo e dice: c'erano documenti, c'erano qualche gioiello in mezzo ai documenti, e lascia capire che lui i documenti ce l'ha. A me è venuto in mente Giuseppe Graviano quando ho sentito al processo dell'Utri, Giuseppe e Filippo Graviano, dice: per adesso non me la sento di parlare, cioè non dice non parlerò mai, dice per adesso non me la sento di parlare, o come dice nelle intercettazioni, che sta perfettamente di essere intercettato, cioè, secondo me, dove c'è un pochino di banderia, ma questa è una mia idea. E quindi la cosa, quando Carminati dice c'erano documenti e fa capire di essere in possesso di documenti, fa capire di avere armi di ricatto enormi per questo paese. C'è un altro aspetto importante che io non conoscevo, che ho letto per la prima volta nel libro di Lirio, che è questa indagine parallela che fanno i carabinieri, perché c'è una prima parte, non voglio raccontare il libro perché sennò Lirio ma c'è un'indagine ufficiale che svolge la Polizia di Stato, che riferisce alla magistratura. E qua voglio fare il giornalista io, poi e chiudo facendo una domanda a Lirio. Che riferisce alla magistratura. C'è un'indagine parallela, addirittura, che arriva prima di quella della Polizia di Stato, quella ufficiale, che svolgono i carabinieri, i quali non riferiscono alla magistratura. E arrivano più o meno, all'esatto identico obiettivo: individuano il furgone, individuano chi sono i materiali esecutori, i cassettari che hanno fatto il furto. Ecco, la domanda è: ma perché i carabinieri svolgono un'indagine parallela e non informano la magistratura?
era la domanda che io mi pongo, no, la giro a voi, ma è una domanda che io mi sono posto tanti anni fa, quando io ero alla procura di Palermo, e quando mi sono trovato in situazioni assolutamente analoghe con una certa tipologia di carabinieri. Cioè, io ho lavorato benissimo con i carabinieri, ho un amore viscerale per i carabinieri, il fratello di mio padre era un carabiniere, è stato ammazzato dalla banda Giuliano in servizio, quindi sono al di sopra di ogni sospetto qua sopra. Però c'è stato un momento in cui una parte dell'arma dei carabinieri a Palermo, non i territoriali con cui lavoravo benissimo, faceva più o meno le stesse cose, lavorava fuori dal controllo della magistratura, e mi chiedo perché. Io non so se avete avuto modo mai di leggere un rapporto dei carabinieri. Il rapporto del carabiniere normalmente c'è, o della polizia, c'è l'attività investigativa. Questa certa tipologia di carabinieri non scrive di fare attività investigativa, scrive di fare attività info-investigativa. Cosa sono le info e a che cosa servono quelle info? Questa è la domanda che io pongo, è la domanda che io lascio aperta. Perché purtroppo mi dispiace di capire, quando io arresto De Luca a Bagarella, maledizione, un quarto d'ora dopo sono a casa sua con la trippa ancora calda, con quello che gli trovo nelle tasche, ci arresto 400 persone. Quando arresto Giovanni Brusca, 5 minuti dopo siamo nel suo covo con quello che gli trovo in tasca in casa, arresto altre 400 persone. Quando arrestano lì, non si arresta più nessuno, non gli si trova niente in casa, non si entra niente in casa. Ora, io mi chiedo perché non si riesce a lavorare anche nell'azione di repressione di certi fenomeni, con la trasparenza e secondo quelle che sono le regole normali di un paese civile. Ecco, questo permette che personaggi come il nostro Massimo Carminati riesca ad arrivare a livelli di potere, perché probabilmente tutto sotto c'è quello che il mio collega Gherardo Colombo chiamava storie di patti e ricatti. Grazie.